Ben ritrovati a tutti dalla redazione di Telechiara, ben ritrovati nel nostro studio 12 stelle di Euronauti per una nuova puntata di Navigazioni Europee, il nostro piccolo spazio settimanale che vuole essere un viaggio attraverso il mare dell'Unione Europea, la scoperta dei suoi protagonisti e dei suoi tesori. Con i suoi 27 Stati membri, tra cui ovviamente l'Italia, l'Europa è infatti la più vasta area integrata al mondo industrializzato, sia dal punto di vista geografico che da quello economico e politico. In questa grandezza però, come spesso accade, può capitare di perdersi, a meno che non guardiate ogni settimana noi degli Euronauti che vi faremo conoscere volta per volta la prospettiva di chi attraversa l'Unione Europea. Cominciamo quindi con oggi, apriamo questa puntata parlando di economia e crisi del sistema europeo, in modo particolare delle ripercussioni del caso della Grecia di cui si è molto parlato nei giorni scorsi. Ebbene, abbiamo chiesto ad un Euronauta, l'onorevole Maravizzotto, parlamentare europea già incontrata del resto nella storia della nostra trasmissione, di spiegarci il tipo di impegno che le istituzioni europee stanno mettendo in atto. Sentite cosa ci ha risposto. Onorevole Bizzotto, si parla d'Europa chiaramente in quest'ultimo mese in modo particolare per la crisi, per un sistema Europa che sembra scricchiolare. Sì, e in questo periodo l'Europa ha il modo di mostrare se esiste davvero. Fortunatamente ha saputo intervenire sulla crisi greca e anche il governo italiano ha saputo fare quello che bisognava fare, però non è finita ed è doveroso che il governo italiano si impegni a non finire come è finita la Grecia. E c'è solo un modo, è quello del federalismo, perché solo così si riescono a contenere i costi, solo così si riesce a cambiare la nostra nazione. Fortunatamente il governo italiano ha capito per tempo negli anni che bisognava cambiare registro, ora però bisogna fare questo passo avanti. In Europa, io oltretutto sono nella Commissione Affari Sociali e Occupazione, quindi dei problemi ci occupiamo tutti i giorni. Ha il modo, come dicevo, l'Europa di mostrare di essere vicina ai cittadini, non essere lontana è un problema. È una sfida che deve fare, che assieme dobbiamo vincere. Diciamo sempre che dobbiamo portare l'Europa vicino alla gente, ne abbiamo l'occasione. Che cosa sarebbe il caso di fare in questa situazione? Una domanda difficile da 1 milione di euro per stare in tema europeo, ma se avesse la bacchetta magica, onorevole, che cosa ci sarebbe da sistemare? Beh, da sistemare bisogna capire che bisogna pensare al futuro comunque, quindi investire sicuramente nella formazione, anche nella formazione a mio avviso dei lavori manuali artigianali che hanno fatto grande il nostro Veneto, che per troppo tempo è stato sottovalutato, quindi dobbiamo lavorare in questa direzione e arginare l'emergenza e la criticità che abbiamo, quindi lavorare tutti insieme superando qualche problema che spesso c'è. Lei che frequenta le stanze di Strasburgo e Bruxelles, c'è preoccupazione ancora per la situazione economica europea? Sì, c'è preoccupazione perché comunque la situazione greca non è tranquilla, perché comunque c'è il Portogallo, c'è la Spagna e proprio per questo è stato creato questo fondo per arginare l'emergenza. Comunque sia a livello di Parlamento, sia a livello di Commissione, sia a livello di governi nazionali si sta monitorando la situazione per evitare un tracollo che inevitabilmente poi contagerebbe l'Italia e i nostri cittadini. Da cittadina veneta le chiedo, i suoi concittadini invece sono preoccupati di rimando per la situazione europea? Sì, incredibilmente, perché io girando per le piazze in questo periodo mi chiedono com'è la situazione europea. Forse per la prima volta si stanno interessando d'Europa, proprio perché quando si parla di soldi e di crisi tutti ne hanno paura. Quindi stanno seguendo con attenzione cosa sta facendo l'Europa, ovviamente si aspettano molto dall'Europa. Cambiamo argomento, come gestire i rifiuti radioattivi è uno dei problemi principali da affrontare quando si parla di nucleare. La stragrande maggioranza degli europei sarebbe infatti a favore di una normativa europea che regolamenti la gestione dei rifiuti radioattivi. Questo rivela la recente inchiesta fatta da Eurobarometro, che vi ricordo è lo strumento di sondaggio dell'Unione Europea. Bene, i cittadini italiani, almeno l'83% degli intervistati, pensano che questo aspetto deve essere regolamentato a livello europeo. Peraltro la preoccupazione
per il rischio connesso ai rifiuti radioattivi è condivisa dai cittadini sia dei paesi che possiedono centrali nucleari sia da quelli che invece non producono energia nucleare. In Italia la prima cosa che viene in mente agli intervistati pensando proprio al nucleare come concetto è il rischio nel 55% dei casi e solo nel 17% dei casi pensano prima di tutto ai benefici di questa energia. L'opinione pubblica italiana quindi sembra spaccata in due sul tema di chi debba garantire la sicurezza. Il 45% degli intervistati afferma che l'autorità nazionale per il controllo sugli impianti nucleari sia abbastanza, ma 4 cittadini su 10 ritengono sufficiente la legislazione nazionale. La posizione invece europea sulla scelta del nucleare è chiara, essa aspetta ai singoli stati. Attualmente 15 stati dell'Unione Europea su 27 possiedono centrali nucleari e sono progettati alcuni depositi per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi della categoria più a rischio. Irregolarità nella spesa comunitaria sono diminuite tra il 2007 e il 2008 passando da 1 miliardo e 24 milioni di euro a 783 milioni dell'anno seguente. Tuttavia è necessario continuare a migliorare le attività di controllo sui fondi dell'Unione Europea secondo quanto afferma una risoluzione approvata proprio giovedì dal Parlamento Europeo. I paesi citati in cima alla lista di quelli con il maggior numero di irregolarità sono, guarda caso, Italia, Spagna, Gran Bretagna e Polonia. Il problema chiave è quello della trasparenza e quindi della lotta contro le frodi, la corruzione e i crimini finanziari. I rischi di gestione irregolare, in modo particolare, sono particolarmente grandi nel settore degli appalti pubblici. Il nuovo trattato dell'Unione Europea, entrato in vigore 6 mesi fa, rafforza notevolmente i poteri di controllo, arrivando a prevedere anche l'istituzione della Procura Europea per contrastare i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. In futuro, quindi, c'è da aspettarsi controlli più severi e strumenti più forti per eliminare le frodi e diminuire ulteriormente la quota di fondi europei che non vengono destinati ai fini per i quali sono appunto destinati. Mediterraneo ed Europa dell'Est, le relazioni dell'Unione Europea con i paesi vicini sono più strategiche oggi che mai, sia per la sicurezza dell'intero continente, sia per riuscire ad attrarre i paesi dell'Africa settentrionale, del Medio Oriente e dell'ex Unione Sovietica nella grande zona di influenza economica e commerciale europea. Il partenariato dall'Unione Europea e i suoi vicini si è notevolmente sviluppato in settori come i trasporti, l'energia, l'ambiente e l'istruzione, grazie anche ad un aumento del 32% dei finanziamenti nel periodo di budget attuale. Nel periodo 2004-2008 si è registrata anche una crescita degli scambi commerciali dell'Unione Europea con le regioni, con un aumento delle esportazioni e anche delle importazioni dal 63% al 91%. Obiettivo finale però sarebbe quello di firmare con tutti i paesi vicini degli accordi di libero scambio, non appena però ci saranno le necessarie condizioni, mentre una serie di accordi settoriali riguardanti ad esempio l'agricoltura, i prodotti della pesca, lo spazio aereo comune sono già operativi per tutte queste azioni. L'Unione Europea ha stanziato quasi 12 miliardi di euro dal 2007 al 2013, ma le sfide principali comunque rimangono quelle del terrorismo internazionale, della tratta degli esseri umani e della criminalità organizzata transfrontaliera. La Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia e la Spagna alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito a due vecchi casi di violazione sulla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, insomma ancora brutte notizie per l'Italia. Nonostante i due avvertimenti già inviati, sono molte le città e i centri urbani infatti a non essersi ancora dotati di un impianto di trattamento delle acque reflue con conformi alle norme europee. La direttiva europea sul trattamento delle acque reflue, tra l'altro, ha quasi 20 anni di vita, risale addirittura al 1991 e fissava il termine per mettersi in regola al 31 dicembre 2000 per introdurre appunto sistemi adeguati per il coinvolgimento e il trattamento delle acque nei centri urbani con oltre 15.000 abitanti, ma dalle informazioni disponibili risultava che un numero elevato di città e centri urbani non era in regola con la normativa. Ebbene, in Italia ancora 178 città risultano essere fuori regola. Nella lista delle località italiane deferite compaiono Cervignano, Monfalcone e l'area urbana di Trieste, Muggio e San Dorligo per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, mentre il Veneto risulta inadempiente, pensate un po', con una città considerata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, che è Vicenza. Io vi ricordo che le acque reflue non trattate possono essere peraltro contaminate da batteri e virus dannosi e rappresentano pertanto davvero un rischio per la sanità pubblica.
Ci avviciniamo ora all'Europa vista dal nord-est. La provincia di Padova ha fatto partire nei giorni scorsi un tavolo tecnico aperto a tutti i comuni che da qui al 2013 vogliano accedere ai finanziamenti europei per i gemellaggi. Dal 2007 fino ai prossimi 3 anni, infatti, l'Europa ha deciso di mettere a disposizione delle amministrazioni locali dei 27 paesi membri dell'Unione Europea, ma anche di Croazia, Macedonia e Albania, 30 milioni di euro all'anno. Cifre che serviranno a promuovere in modo particolare progetti per scambi di cittadini e relazioni europee. L'obiettivo è quello di utilizzare questi contributi per uno sviluppo coordinato di intere aree. Nel frattempo è stata avviata anche un'indagine sui gemellaggi attivati nei 104 comuni padovani. Da questo è emerso che gli stati con cui si hanno maggiori rapporti proprio nella provincia di Padova sono Francia, Croazia e Germania. Alcuni comuni come Conselve, Cittadella, Abano Terme Este e Montegrotto hanno più di 2 gemellaggi, sono invece 14 i gemellaggi attivati da meno di 5 anni, altri 8 da meno di 10 e 11 invece da addirittura 20 anni. Infine, un numero rilevante di comuni ritiene che per incentivare i gemellaggi sia utile motivare la cittadinanza, coinvolgere le scuole e organizzare corsi di lingua e partecipare a seminari informativi. I 4 siti UNESCO del Veneto cercano idee per realizzare un logo e l'immagine coordinata che li identifichino. In questi giorni è stato pubblicato il bando del concorso per individuare la migliore proposta grafica. Si tratta di un'iniziativa elaborata dal coordinamento dei 4 siti culturali del Veneto inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, che vi ricordo essere Venezia e la sua laguna, l'Orto Botanico di Padova, la città di Vicenza, le ville del Palladio nel Veneto e il centro storico di Verona. L'attività è coordinata proprio dal Comune di Verona, che cura la procedura del concorso di idee e di cui vedete in sovrimpressione la mail per partecipare o chiedere eventuali informazioni. Il progetto punta all'individuazione di un marchio e di un'immagine grafica che contrassegnano in modo unitario e coordinato la comunicazione e la promozione culturale e turistica del sistema dei siti UNESCO del Veneto, vale a dire totem informativi, manifesti, segnaletica, comunicazione istituzionale, gadget, ma anche materiale promozionale. Possono partecipare al concorso società o studi di grafica, design, pubblicità e comunicazione, architetti, laureati e diplomati delle scuole delle belle arti, design e comunicazione. E per il momento è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, altre coordinate per la navigazione nel grande mare europeo la prossima settimana sempre qui da Euronauti. Grazie per averci seguito.